buona domenica a tutti e bentornati dalle FEMS. Siamo ormai in autunno e tra l'atmosfera un po' deprimente e malinconica e festività quali Halloween e il giorno dei morti, è ufficialmente arrivato il periodo degli horror. Ma lasciamo stare classici quali Nightmare e l'alba dei morti viventi e tuffiamoci invece in Giappone per un capolavoro degli anni 60, Kaidan. Kaidan, che letteralmente significa racconti di fantasmi, è un film composto da 4 episodi autoconclusivi, ognuno dei quali ruota attorno al mondo degli spiriti o degli esseri umani che interagiscono con loro. Non c'è all'interno di questo film alcuna forma di realismo e l'estetica è estremamente curata. Questo ha permesso a Kaidan di invecchiare molto meglio di tanti altri horror realistici della sua epoca, poiché rimane un film evocativo e appassionante, pur senza realmente spaventare il pubblico attuale. Kaidan è basato su una raccolta di leggende giapponesi, trascritta dall'Afcadio Hearn, una sorta di Grimm del folklore giapponese, la cui vita meriterebbe se stessa un film o almeno una miniserie Netflix. Nato nel 1850 sull'isola greca Lefkada da padre irlandese e madre greca, si trasferì a Dublino per essere poi abbandonato nell'ordine dal padre, dalla madre e dalla zia che era stata nominata sua tutrice. A 19 anni si trasferì negli Stati Uniti, dove lavorò come reporter, per essere poi mandato come corrispondente in Giappone. Si trovò talmente bene nel paese del Sollevante da decidere di trascorrerci tutto il resto della sua vita. Sposò la figlia di un samurai, dalla quale ebbe 4 figli, e cambiò il suo nome in Koizumi Yasumo. I suoi scritti sono tuttora ritenuti della massima importanza, sia storica che culturale, poiché rappresentavano una finestra su un mondo ancora poco conosciuto. Contrariamente a quanto avviene in Occidente, il periodo di uscita dei film dell'orrore in Giappone è solitamente l'estate. Questo perché, suscitando brividi di paura e spavento, il film horror è considerato un genere rinfrescante nelle torride serate estive giapponesi. Un modo sicuramente inconsueto di trovare refrigerio, ma probabilmente efficace. Le storie sono semplici e spesso prevedibili, perché al di là della patina innegabilmente giapponese si trovano racconti e leggende che in fondo appartengono a ogni cultura, e morali che ricordano tante fiabe note. Non familiarizzare con gli spettri, non cercare soddisfazione nella scalata sociale, se una donna misteriosa e potente ti dà un ordine non infrangerlo, se trovi un tizio nella tua tazza da tè non berlo, ok no, forse quest'ultima è nuova, ma per il resto è abbastanza universale. Bene, e questo era il nostro classico da riscoprire per quest'oggi, ora vado a prendermi un buon tè sperando che nella tazza non ci sia nessuno. Buona domenica!